Si è conclusa ieri sera la protesta del consigliere comunale di Pace del Mela, Angela Musumeci Bianchetti. La donna, nella giornata di ieri, è salita fin sul tetto di Palazzo Lo Sciotto, rimanendoci per diverse ore, con l'obiettivo di manifestare il suo dissenso verso l'approvazione della delibera relativa allo schema di convenzione tra Comune di Pace del Mela e Terna S.p.A. per la realizzazione dell'elettrodotto sorgente Rizziconi. Disappunto riferito in particolare alla destinazione delle somme compensative destinate all'ente. Già da 2 giorni Angela Bianchetti, dopo aver occupato l'aula consiliare, aveva intrapreso anche lo sciopero della fame, chiedendo il ritiro della delibera in autotutela. Al termine della protesta, commossa, ha ringraziato quanti le sono stati vicini in questi giorni. Voglio ringraziare i vigili del fuoco, voglio ringraziare il comandante Gringeri che è stato squisito, voglio ringraziare la polizia di Milazzo che è sempre gentile con me e paziente e soprattutto voglio ringraziare veramente affettuosamente il comandante dei vigili urbani di Pace del Mela, Salvatore Campagna, che non è soltanto un comandante dei vigili, ma è anche un uomo, è anche una persona molto buona.